viene da chiederle subito e da dirle subito che adesso dovrà concedersi un po' di più ai mezzi di informazione, visto che ha deciso di scendere in politica e di candidarsi con il centro-sinistra alle prossime elezioni comunali a Bologna. Ma come mai ha preso questa decisione? Lei, che sicuramente è una persona che non ha bisogno né di notorietà né di denaro, né perché questa scelta di andare, di scendere in politica? Ma guardi, in realtà ne sono rimasta sorpresa anch'io quando sono stata contattata dal candidato sindaco a Bologna, il dottor Flavio Del Bono, mi ha fatto questa proposta e mi sono trovata davanti a un uomo, come ricordava lei, che non vuole soldi, che non vuole notorietà, ma vuole mettersi al servizio dei cittadini. E questo ha iniziato a convincermi tanto questa cosa, perché non è facile. Adesso in politica, secondo me, purtroppo spesso vediamo molte persone che lo fanno anche per i propri interessi. Invece lui è una persona che proprio si è dedicata alla città. E il suo interesse E il mio di Nicoletta interesse mi ha Pavarotti? fatto riflettere su questo punto, nel senso che l'ho trovato veramente una cosa molto stimolante poter mettere a servizio degli altri la propria esperienza. Quindi l'idea di poter contribuire alla rinascita di una città che ne ha assolutamente bisogno mi ha veramente così convinto a scendere in Come campo. assessore potenziale possibile alla cultura, vero? Esatto, come assessore possibile alla cultura in una città che è sempre stata comunque il simbolo della cultura in Italia e non solo. Colleghiamo con Alfonso Signorini. Buonasera, ciao, sei il potentissimo Buonasera, ciao direttore Lilli. dei No, settimanali. per piacere, potentissimo, lascialo a casa perché i potenti non sono più di moda, Ah, non guarda. so più di moda. Allora, dice, direttore dei settimanali, No, per fortuna. Chi e TV Sorrisi Canzoni. Senti, tu che hai seguito Sì. le vicende di Luciano Pavarotti prima e poi di Nicoletta, sei rimasto sorpreso da questa sua decisione di scendere in politica? Guarda, per niente devo dirti, perché anzitutto conosco bene Nicoletta, è una donna molto tenace, sa quel che vuole e quando vuole credo che riesca anche ad ottenerla perché ha un carattere che è molto tosto. E poi lei conosce molto bene Bologna, il papà magari dico una bestiata, ma se ricordo bene era impiegato alla regione oltretutto, poi lei si è laureata all'Alma Mater. Conosce Bologna, credo che se non avesse conosciuto Pavarotti non si sarebbe neanche mai allontanata dalla sua città. Per cui, insomma, è una che conosce, come si dice, il terreno. E di idee ne ha tante, ha saputo dimostrare di, insomma, fare grandi cose con Luciano, organizzando grandi eventi, anche se certo non basta organizzare eventi per essere assessore della cultura, bisogna organizzare una politica culturale, che è una cosa un po' diversa, però la ragazza ci sa fare, quindi ci darà delle soddisfazioni. Comunque, la storia di Nicoletta Pavarotti e le difficoltà che ha incontrato può essere vista anche come una storia di emancipazione femminile, come ci spiega Paolo Pagliaro nel suo punto. Vediamo. Nella strada tutta in salita della parità di genere, un traguardo che poche riescono a tagliare è quello di sottrarsi al ruolo di moglie di o di vedova. Chi si cimenta nell'impresa dovrebbe suscitare simpatia e meritare incoraggiamento, ma sappiamo bene che non è così e che i ruoli e il prestigio quasi mai risultano interscambiabili. Quando esce di scena uno, l'altra o l'altro segue la stessa sorte. Casi come quelli di Bill e Hilary o di Benazir e del marito Asif Ali sono eccezioni. Dopo la morte di Luciano Pavarotti, la seconda moglie Nicoletta Mantovani ha dovuto affrontare un processo mediatico particolarmente accanito, costruito su indizi, testimonianze estemporanee, ricostruzioni malevole. Alla fine ne è uscita bene, grazie al carattere, ma anche a tutto ciò che porta nella sua gerla di giovane donna, l'educazione familiare, gli studi di ottimo livello, le capacità professionali. La tappa per riappropriarsi della propria identità è la decisione di sottoporsi al giudizio dei concittadini, candidandosi al comune di Bologna, dove le piacerebbe fare l'assessore alla cultura. Ha spiegato che la politica è una bella sfida che non le fa paura. Avendo affrontato e vinto la sfida del pregiudizio, c'è da crederle. Nicoletta, lei si è sentita vittima di pregiudizi e quali sono i pregiudizi che le hanno fatto più male, che sono stati più difficili da superare?
All'inizio è stata dura, all'inizio io avevo 23 anni, quindi venivo da tutto un altro mondo, ambiente, per cui per me era impossibile che qualcuno esprimesse un giudizio su di me senza conoscermi, era proprio una cosa che era inconcepibile nella mia mentalità, e quindi all'inizio è stato molto difficile, però Luciano in questo mi ha aiutato molto, perché mi ci ha lasciato stare, insomma Luciano era sempre quello che smorzava ogni polemica, ogni cosa, quindi... E mi ha insegnato sempre una cosa, il suo motto era: guarda, lascia perdere, se ne parla male, se ne parla bene, l'importante è che se ne parli, quindi lascia stare. Questo lui lo diceva a titolo un po' così per tutti i cantanti, per tutto quanto, che magari si veniva a lamentare. Lui ha sempre ricevuto delle critiche veramente molto anche cattive, feroci, sì. Terribili. Però lui diceva: guarda, io faccio come la Sutherland, che legge le critiche 3 mesi dopo, quindi non se ne frega di quello che succede. Ed è vero, quella era la via. Non è facile da fare, però il pregiudizio è lì e lo accetti. Alla fine impari ad accettarlo, sai che fa parte del gioco. Senta Nicoletta, tra l'altro ricordiamo che lei è testimonial di questa associazione italiana Sclerosi Multiple, quindi fa anche molte iniziative per loro, con loro. Sempre restando un attimo in Italia e tornando al fatto che lei si candida con il centro-sinistra a Bologna, che cosa pensa lei invece del centro-sinistra in Italia? Dunque, premetto che io non sono minimamente politica e non ho nessuna conoscenza della politica, quindi le mie sono opinioni da bar. Quindi non... Però io credo che il centro-sinistra in Italia sia una forza importante perché è sempre stato comunque un partito che si è preoccupato degli aspetti e dei valori che io ritengo fondamentali nella vita, quindi occuparsi degli altri, occuparsi delle minoranze, delle persone più deboli, più disagiate, un'apertura anche verso il mondo della cultura, tutti i temi che sono sempre stati affrontati in maniera giusta. Ma Veltroni, le piace per esempio anche il modo in cui sta gestendo il Partito Democratico? Veltroni io la reputo una persona con grande coraggio e decisamente molto coerente, e quindi la coerenza e il coraggio secondo me vanno sempre elogiate. E del centrodestra chi stima? Del centrodestra chi stimo? È una bella domanda questa. Ci sono tante persone che sono magari bravissime in alcuni campi e magari secondo me non meno brave, però che lo fanno con un altro spirito in altri campi, quindi ci sono delle persone grandi imprenditori, ci sono delle persone grandi politici. Se devo eleggere un politico del centrodestra, secondo me veramente capace, è sicuramente Fini.